giorno? No, oggi no. Ci aspettiamo tante persone con tanta voglia di mangiare pizza, soprattutto tanta voglia di mangiare pizza. Ogni giorno è una sorpresa, noi speriamo che lavoriamo un po' in più e speriamo che la gente scenda sempre e ci venga a trovare. Poi noi siamo contenti di stare qui vicino al mare. L'emozione c'è sempre, perché ovviamente io e i miei colleghi qui fuori di Partenope è sempre bello emozionante lavorare e fare delle pizze, il nostro mestiere, la nostra passione vicino al mare, il golfo più bello del mondo. Sono abbastanza emozionato, abbastanza. Siamo emozionatissimi. Quante pizze farete per questo vino? Ci proveremo a fare un 300-400 pizze. Solo oggi. Speriamo di togliere tutto, noi siamo sulle 250-300. 300. Speriamo tante. 500, 600, noi siamo sempre pronti. 500. Questa è la meta, dalle 400 alle 500, anche per gli anni passati, quindi oggi riprendiamo. Siete emozionati per stasera, quante pizze farete? Ma spero un migliaio, spero. Un migliaio solo oggi? Per forza, sabato la tradizione si rispetta. Super emozionati, in uno scenario del genere, voglio dire, la serata ci accompagna e speriamo bene. Do you like pizza? I love pizza. Where are you from? United States. Okay, are you here for pizza? Yeah, pizza first. It's the best. Yeah, I can eat it three times a day. Oh, every meal. Yes. So are you happy? Are we thrilled? Oh, yes. So yeah. Thrilled. Oh, yes. We're happy. This is the highlight of our year. È buonissima. Siamo venuti apposta per mangiare la pizza. Assaggiare la pizza napoletana. Da Esposito. Ok. L'amore che ci unisce. In questa. Come dirlo? Come spiegarlo? L'amore per la pizza. È l'unione di essere insieme, l'unione della pizza, che è la cosa che ci unisce a tutti. La pizza unisce, noi siamo qua proprio per. Siamo nel cuore di Napoli e ci piace stare insieme. Ok, bravissima. Do you like it? Adesso ti spezzi un paio di fogli di basilico e le spezzetti sopra, in modo che copri un po' tutto quanto. È un'esperienza importante, è una bella condivisione per le persone che comunque, anche se non sono capaci, però comunque condividono questa cosa. Io sono appassionato, sono 12 anni che lo faccio a casa da amatore e appena ho avuto la possibilità ho deciso proprio di insegnarlo, infatti lo faccio per mestiere adesso, insegno alle persone a casa a fare la pizza fatta in casa. Sopra i miei pericoli, con la testa messa.
so sorry.